Secondo esempio, stavolta è il rovescio del primo. Infatti, nel primo esempio veniva data l'intensità sonora in watt al metro quadrato e bisognava trovare i decibel. In questo secondo esempio viene dato il livello sonoro in decibel e bisogna trovare l'intensità sonora in watt al metro quadrato. La formula da usare è sempre quella della scala decibel, ma l'incognita non è il livello sonoro invece è il dato, 25 decibel, l'incognita è l'intensità sonora. Perciò bisogna fare la formula inversa, elevando entrambi i membri, cioè passando la potenza del 10, e alla fine la formula da utilizzare, la formula inversa è questa. Comunque vediamo, invece che nel caso generale, vediamo come si ricava questa formula, in questo caso specifico, con tutti i passaggi numerici. 25 decibel è il dato di partenza, 10 logaritmo I su I0, I è l'incognita. Cominciamo a togliere decibel, che abbiamo visto è un'unità di misura fittizia, dividiamo per 10, 2,5, poi passiamo a 10 alla 2,5 e 10 alla logaritmo, rimane il rapporto delle intensità. Facciamo apposta questo passaggio per togliere il logaritmo decimale. Ricaviamo quindi l'intensità, che è la nostra incognita, l'intensità sonora è I0 per 10 alla 2,5, che fa circa 316, sarebbe la radice quadrata di 100.000. Quindi 10 alla meno 12 watt al metro quadrato per 316. Attenzione che l'unità di misura ricompare. Mentre prima con i decibel la potevamo togliere perché era fittizia, adesso invece l'intensità di riferimento, l'intensità sonora, la soglia di udibilità ha la sua unità di misura del sistema internazionale e dobbiamo ricordare di metterla. Quindi il risultato finale è 3,16 per 10 alla meno 10 watt al metro quadrato. Si poteva anche fare in un modo leggermente diverso, invece di calcolare 10 alla 2,5 si sfruttano le proprietà delle potenze e alla fine viene 10 elevato a meno 9,5 watt al metro quadrato. Comunque il risultato finale è sempre lo stesso. Questo secondo modo però ci fa vedere un modo intuitivo di attenderci il risultato finale di questi 25 decibel attraverso una stima approssimativa però intuitiva. Questo 25 decibel è un numero compreso fra 20 e 30, più vicino a 30, e tolto il 10 che sta nella definizione di scala decibel, questo 25 decibel in pratica va letto come un 2,5. Infatti dividendo per 10 anche qui abbiamo il 2,5. E questo 2,5 va interpretato come gli ordini di grandezza che la nostra intensità sonora incognita ha in più rispetto a quella di riferimento, la soglia di udibilità. Cioè la nostra intensità sonora è 2,5 ordini di grandezza superiore alla soglia di udibilità. Siccome la soglia di udibilità è 10 alla meno 12 watt al metro quadrato, 2 ordini e mezzo di grandezza superiore fa infatti 10 elevato alla meno 9,5 watt al metro quadrato. Quindi ci aspettiamo un numero compreso tra 10 alla meno 9 e 10 alla meno 10. E infatti il risultato è 3,2 per 10 alla meno 10 watt su metro quadrato. Questo procedimento intuitivo è spiegato anche nel file. 25 decibel compreso fra 20 e 30. L'intensità sonora che mi aspetto è tra 2 e 3 ordini di grandezza maggiore di I0. Quindi è tra 10 alla meno 9 e 10 alla meno 10 watt al metro quadrato. E questo è il risultato esatto.